Allora, buongiorno, siamo qui con Vincenzo Biceglia, autore del libro La morte di Virginia Martinis de Julio. Volevamo sapere cosa l'ha spinta a scrivere questo libro e qual è l'obiettivo. Guardi, non ci sono obiettivi particolari. È nato in un momento strano perché ero in pieno lockdown e ho pensato di fare una specie sulla scia di un Amarcord, un affresco di quella che è la mia terra, e attingendo a una serie di esperienze più o meno vissute, un po' in prima persona, un po' viste, e ne è venuto fuori questo lavoro così. Se potesse descrivere il suo libro con tre aggettivi, quali sarebbero? Intrigante, descrittivo, e un po' anche sentimentale, se vogliamo usare questo termine. La ringrazio. A voi, buon lavoro.